Alessandra Ghisleri viene definita la maga dei sondaggi. Lei è direttrice di Euromedia Research e risponde ad alcune domande intervistata su Rai 2, proprio domande di politica, domande proprio sul Conte bis, l'attuale governo in carica in Italia. La prima domanda che gli fanno è proprio sulla prima prova elettorale dell'alleanza PD Movimento 5 Stelle, quella in Umbria che ha visto il tracollo dei 5 Stelle e la perdita della regione per parte dei democratici, del Partito Democratico, nonostante abbiano ottenuto con più o meno con i voti, 22%, avevano il 23%, però tra la somma tra PD e Movimento 5 Stelle e alcuni altri partiti è arrivata al 37%, mentre il centrodestra è arrivato al 57%, quasi 58%, quindi 20 punti di differenza, una disfatta totale. E chiedono alla maga dei sondaggi se può avere un futuro o i due elettori, o i due elettorati sono troppo diversi. E lei risponde che per avere un futuro serve un progetto. Noi abbiamo fatto un test ed è emerso che il 68,2% degli elettori a livello nazionale è convinto che questa coalizione sia più un'arma di difesa dal centrodestra che un'intesa politica vera. Ripeto, un elettore per votare deve aderire ad un pensiero e a un progetto. Al momento nella maggioranza PD Movimento 5 Stelle questo non si vede. Beh, ovviamente gli italiani, la stragrande maggioranza, ha capito perfettamente che questa è una coalizione, non un'alleanza, ma una coalizione. Coalizione perché sono insieme, alleanza è qualcosa dove hanno anche qualcosa in comune, dei progetti in comune. Questa è una coalizione per non andare a votare. È una coalizione per non andare a votare perché poi sanno di perdere, per non fare vincere Salvini. Quindi il collante è evitare il voto. E questo gli italiani lo hanno capito, anche se inizialmente la coalizione ha cercato di camuffare parlando, noi ci uniamo per scongiurare l'aumento dell'IVA già programmato il 1° gennaio, ma voi sapete perfettamente che se si andava alle elezioni immediatamente, dopo 40 giorni, si sarebbe il governo in carica avrebbe poi comunque scongiurato l'aumento dell'IVA. Quindi la storia di Babbo Natale che hanno raccontato agli italiani, quella che per scongiurare l'IVA è crollata anche perché loro stessi si sono traditi, hanno detto attenzione, se il governo cade arriva Salvini, dobbiamo impedire a tutti i costi Salvini. Cioè, col tempo poi più voci nella maggioranza si sono poi tradite da soli perché hanno confessato il reale collante di questo governo, che avevano già capito gli italiani, però con la confessione è diventato assolutamente palese. Poi chiedono alla maga dei sondaggi, la direttrice di Euromedia Research, Ghisleri, quanto dura il governo secondo lei. E lei risponde: non sono una maga, però ho notato una cosa. Mentre prima le persone pensavano che questo governo potesse durare almeno fino all'elezione del capo dello Stato nel 2022, ora invece hanno più dubbi. La maggioranza, circa il 60%, pensa che il governo finirà tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Il dato interessante è che in questo campione abbiamo un elettorato su 3 dei 5 Stelle e un elettore su 3 del PD. Significa che gli stessi elettori della maggioranza pensano che durerà molto. Altro dato interessante è che il giudizio sul governo equivale e si sovrappone al giudizio sulla manovra, che è positivo solo per il 28,2%. Significa che la manovra è percepita soprattutto come più tasse, che poi è anche la realtà, più che una percezione è una realtà. Non basta dire non abbiamo aumentato l'IVA o non faremo alzare lo spread, perché la quotidianità è molto più complessa e guarda i piccoli aumenti. La visione della bolletta che diventa più cara ha un effetto molto più forte sull'elettorato rispetto a tutto il resto. Far diventare l'auto aziendale un costo è un colpo pesante per le famiglie, assolutamente.
anche imporre scelte salutistiche ecocompatibili, come le bevande non zuccherate o gli involucri plastic free, liberi da plastica, percepite dalla maggioranza della gente come più costosi, dimostrano una scarsa sensibilità, soprattutto verso i redditi più bassi. Sono piccole sfumature, però sulla vita quotidiana di ciascuno hanno effetti diretti più tangibili dello spread. Questo lo avevo detto anch'io in un video proprio ieri. Voi credete che gli italiani vivono di spread tutto il giorno? Entrano al bar e dicono: mi dà un caffè, ma avete visto lo spread oggi? Com'è salito? L'avete notato? E tutti sì, no? Oppure le persone guardano il loro orticello, la loro famiglia, no? Se aumenta del 10% comprare l'acqua che tutti bevono, dice: adesso la spesa mi costa anche di più. Il mio stipendio non aumenta, o la mia pensione aumenta di 25 centesimi al mese, l'acqua mi costa di più, e quella è la casa mi costa di più, e tutto mi costa di più, perché le microtasse sono estese a tantissime cose, queste microtasse che hanno messo in manovra. Per non farsi accorgere, hanno proprio fatto tante piccole tasse in modo da non farsene accorgere, ma qualcuno è saltata fuori. Quella della macchina aziendale è una tassa enorme. Certo, chi non ce l'ha dice chi se ne frega della macchina aziendale. Attenzione, io per anni ho avuto la macchina aziendale e alcune aziende mi facevano pagare tutte le tasse a me, altre no, le prendono in carico, ma alcune fanno pagare al dipendente tutte le tasse. Adesso 2.000 euro in più netti. 2.000 euro in più vuol dire che sono 3.500 lordi. Sapete che 3.500 non li prende in un mese uno che ha la macchina aziendale. Attenzione che uno che ha la macchina aziendale è un venditore con la macchina aziendale, uno che vende per un'azienda, che gli danno la macchina, lo stipendio. E gli fate pagare oltre già quello che pagava di tasse a dicembre, gli fate pagare anche altri 2.000 euro. Ma lui per guadagnare 2.000 euro netti magari ci mette un mese e mezzo. Più le altre tasse cosa fa? Lavora 8 mesi e riceve lo stipendio e il resto sono per pagare le tasse della macchina, qualcosa di veramente assurdo. Poi chiedono alla signora se il Premier Conte come lo vede. E lei dice: la fiducia in Conte è in calo, perde ancora nelle ultime settimane. Il suo gradimento si attesta al 35%. Il tema vero è che Conte aveva la stima di cui godono tutti i personaggi istituzionali. L'anno scorso era al 40%. Nel momento in cui Salvini fa cadere il governo, la fiducia nel Premier supera anche quella di Salvini. Però poi, nelle ultime settimane, accade qualcosa. Con la foto di Nardi, cioè con il suo schierarsi con la coalizione PD 5 Stelle in Umbria, la sua figura che poteva sembrare super partes prende una posizione politica e questo gli toglie la parte di fiducia che poteva godere come figura istituzionale. Schierandosi ha ottenuto un doppio effetto negativo, ha perso credibilità nei confronti degli elettori di altri schieramenti, ma non convince neppure gli elettori PD e 5 Stelle, che se devono avere un premier politico preferirebbero averne uno espressione diretta del loro partito di riferimento. Ovvio. Rocco Casalino diceva: adesso Conte va in Umbria con il suo tocco magico, ribalta i sondaggi. È stato un autogol quello di Conte. E non lo ha capito, non lo ha capito. Riguardo anche alla popolarità di questo governo, dice: abbiamo misurato anche quella. Il governo convince poco meno di un elettore su tre, precisamente il 28,3%. Ovviamente il momento politico legato alla manovra, percepita soprattutto come un aumento di tasse, non ha un effetto positivo sulla percezione dell'esecutivo. Il tema vero qui è che la somma dei voti dei partiti che compongono la maggioranza di governo è più alta di 10 punti rispetto alla fiducia nella manovra, che è 1 su 3, il che vuol dire che gli stessi elettori non sono contenti di quello che sta succedendo, e questo è emblematico. Ma il Movimento 5 Stelle sta pagando i suoi fallimenti? E lei risponde: c'è un dato su cui riflettere. La fiducia nella classe politica italiana è il 6%.
Nel 2007, alla vigilia del Vaffa Day, la fiducia nella politica era attorno al 10%. Quindi, dopo 10 anni in cui il Movimento 5 Stelle è arrivato al governo, sia locale che nazionale, la fiducia degli italiani nella politica non è cresciuta ma è diminuita. Il movimento è nato con l'idea di portare i cittadini ad avere parte nella politica. In questo ha funzionato. Il problema è arrivato quando i 5 Stelle si è separato dal popolo per diventare classe politica. È diventato un partito come gli altri. Sono diventati anche loro parte della casta che combattevano. Vengono letti così dagli italiani. Ultimo tema, gli chiedono e Renzi, la maggior parte dei cittadini ha interpretato la nascita del suo partito come un'operazione di palazzo, fa seguito un'operazione, diciamo che fa seguito un'operazione sul territorio. Di Renzi deve fare un salto per riaccreditare il suo progetto politico futuro. Uso una brutta parola, deve migliorare il suo profilo etico-politico, cioè riscattare la sua immagine che è molto bassa. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.